E questo diciamolo chiaramente, almeno lo dico chiaramente io, ma credo che valga per tutti gli amici che sono seduti qua accanto a me. Prima di tutto fa male. Noi conosciamo bene i nostri limiti, i nostri errori, le nostre insufficienze, chiediamo di essere criticati perché sappiamo che il nostro mestiere ha rischio di errore e quindi sappiamo che le critiche aiutano a sbagliare di meno, ma le critiche, non le invettive, non gli insulti. E di invettive e di insulti di questo tipo, di attacchi alla magistratura, di aggressioni alla magistratura che non sono critiche, guardate, se ne registrano solo ed esclusivamente nel nostro paese. Siamo da record, abbiamo l'esclusiva. Non succede in nessun altro paese al mondo di democrazia occidentale. Chiudo facendovi solo un esempio. Vi ricordate Bill Clinton, quando era presidente degli Stati Uniti d'America, l'uomo più potente del mondo, deve subire 6-7, non mi ricordo più, processi. Esce sempre bene, testa alta, salvo una volta che rimane impigliato in una faccenda a metà tra il pubblico e il privato. Beh, questa volta deve subire una vera e propria umiliazione. Lui, l'uomo più potente del mondo, è costretto a fornire un campione organico di sé perché potesse essere confrontato il suo DNA con la macchia che una diligente, scrupolosa, previdentissima ragazza aveva conservato per parecchio tempo sul suo abito. Una umiliazione terribile per chiunque, per l'uomo più potente del mondo non ne parliamo, al punto che recentemente un suo biografo autorevolissimo, affidabile, sostiene che in quel periodo, proprio in quel periodo, a causa di quello che stava subendo in quel periodo, Bill Clinton perde la chiave di accesso, la perde per 3-4 giorni, non la trovano più, la chiave di accesso all'arsenale nucleare del suo paese. Questo vuol dire che aveva dovuto inghiottire quantitativi industriali di fiele, di bile, di rabbia. Eppure mai nessuno al mondo, nessuno, gli ha mai sentito dire una parola, mezza sillaba, contro i suoi giudici. Perché? Perché in tutti i paesi civili del mondo, in tutte le democrazie del mondo, la giurisdizione si rispetta, la giurisdizione si accetta, ci si difende, anche con durezza rispetto alle accuse che vengono formulate, ma accettando la giurisdizione, rispettando la giurisdizione. È soltanto nel nostro paese che questo non avviene ed è un fatto, scusatemi, che ci pone, come dire, in posizione diversa rispetto agli standard, per quanto riguarda questo specifico profilo, delle democrazie occidentali. E non è una bella notizia. Grazie. Abbiamo detto che avremmo parlato anche di speranze. Mi sembra che sia implicito in certo senso, perfino nel tono della voce, insomma, di Armando, di Giancarlo, che non siamo affatto disposti ad arrenderci, tutt'altro. Però bisogna prendere atto di alcune difficoltà ad avere speranze. Per esempio, adesso Giancarlo raccontava di questa nostra convinzione e certezza di poter fare le cose da giudici indipendenti. Qualche volta nell'ultime leve di uditore, cioè i ragazzi che arrivano da noi, affidati noi per cominciare il cammino di giudici, io sento dire frasi che noi non dicevamo, qualche volta. Non mi succederà mica qualcosa, mi faranno un esposto, e se il ministro? Noi questo non lo pensavamo neppure, avevamo ansie, avevamo preoccupazioni, sapevamo anche di attacchi di politici, di prelati, dico le cose come sono andate, potrei fare nomi, l'ho fatti a Savona recentemente, però eravamo fermamente convinti che saremmo stati protetti dallo statuto di indipendenza e protetti dalla cittadinanza. Questa è una cosa che colpisce. Adesso dico brevissimamente, anni fa, quando ero in una di queste vicende di, diciamo, in cui non ero stato molto apprezzato dal ministro, da uno dei ministri, sul treno Torino-Savona alcuni studenti hanno raccolto delle firme a sostegno mio. Nel viaggio da Torino a Savona hanno raccolto più di 1000 firme, cosa che mi fa molto pensare. Anche allora mi ha fatto pensare, perché non penso che le meritassi, però mi ha fatto pensare che cosa succederebbe oggi se si dicesse
siccome attaccano i magistrati, siccome li disprezzano, siccome li vilipendono, raccogliamo le firme sul treno da Genova a Savona. Non so anche nei cittadini quanta serenità ci sia e quanto timore ci sarebbe. Provate a pensarci anche voi. Siamo sereni come eravamo 20 anni fa? Chi dobbiamo temere? Se a me arriva come arriva, l'ho raccontato anche questo recentemente, non mi dispiace dirlo. Una telefonata di qualcuno che dice sono amico del ministro, non me ne importa assolutamente nulla, ma nulla, nel senso che non voglio nemmeno sentirla. Se mi arriva un biglietto di un cardinale, è successo, lo dico così, non me ne importa assolutamente nulla. E questo deve essere. Io devo fare il giudice con la legge davanti. Quello che comincio a sentire, un po' tra tutti noi, c'è qualche timore di più. Sì, critichiamo, adesso ci ribelliamo anche, ma dentro di noi si è persa una porzione di tranquillità, che ci siano i giudici a Berlino, come si usa dire, e che nessuno debba essere il Don Rodrigo. E così anche tra i giudici che sono uomini questo succede. Succede un'altra cosa che mi sembra preoccupante, l'accennata Armando.